Bella gente, beautiful people, bentornati sul canale, siamo nuovamente su Grounded. Oggi voglio aiutare un po' tutti i nuovi giocatori o chi si è approcciato da poco a questo gioco, perché andremo a vedere dove trovare alcune armature dall'inizio del gioco, di tier 2, addirittura di tier 3, alcune armi nascoste che possiamo recuperare senza sforzo, ma solo conoscendo il punto esatto in cui andare a raccoglierle. Poi andremo a vedere anche alcuni aspetti del gioco che ci permetteranno di risparmiare risorse e anche come fare a cercarle andando a colpo sicuro, sapendo perfettamente dove trovarle. Ora, prima di farlo, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciare un bel mi piace se il video vi sarà utile e invitarvi anche nel mio server Discord, dove stiamo costruendo una bella città tutti insieme con la community per creare proprio una cittadina all'interno di una lobby condivisa nel giardino. Quindi trovate il link in descrizione del video oppure nelle informazioni del mio canale e sarete tutti benvenuti, chiunque voglia partecipare. Ora andiamo per gradi e iniziamo a vedere dove trovare le prime armi di tier 2. La prima arma che vi consiglio di recuperare quando iniziate il gioco è un'arma di tier 2 e sarà la mazza formica. Si può craftare fin da subito se abbiamo sconfitto qualcuna delle formiche rosse, ma potremo anche recuperarne una immediatamente se ci rechiamo in questo punto della mappa. Siamo vicino all'abbeveratoio degli uccelli e vi faccio vedere perfettamente sulla mappa dove siamo. Siamo comunque quasi nell'angolo della siepe e dovremo partire dal punto in cui si vede quella porta, che anche voi vedrete chiusa, e risalendo per questo piccolo ramoscello. Fate attenzione solo qui che c'è qualche ragno, quindi controllate prima di salire sopra, e tornando poi a dirigerci verso il muro di sassi troveremo questa frattura nel muro, questo foro che ci permette l'entrata, e come vedete al suo interno abbiamo tutti questi totem di formiche, ma oltre quello avremo dei documenti, ma anche la mazza di formica rossa marcia. Come vi dicevo, la mazza di formica rossa è una delle armi tier 2 che possiamo recuperare semplicemente recandoci in questo punto. Come vedete ha un buon danno, un ottimo stordimento ed è un'arma che imbracceremo a due mani, quindi venite in questo punto. Poi oltretutto qui potremo recuperare anche questa ricetta che riguarda proprio il totem della formica, tutte queste teste di formiche che vediamo all'interno di questa caverna. Potremo poi andare a costruirle e replicarle all'interno della nostra base o all'esterno. Vi dico già che non serviranno come repellente per le formiche, ma sono solo un totem estetico, quindi non mettetele pensando di allontanare le formiche dalla vostra base. Inoltre avremo anche dei frammenti di marmo fragile raccoglibili senza dover distruggere nessun masso, nessun pezzo grande di marmo fragile, quindi iniziamo già anche a raccogliere risorse importanti per il potenziamento delle armature, che poi andremo a vedere come va fatto. Seconda arma che possiamo recuperare di tier 2 fin da subito si trova all'interno del laghetto, quindi dovremo craftarci per forza una delle armature che ci permette di andare sott'acqua, quindi dovremo avere almeno il tubo branchiale. Per farlo dovremo andare ad analizzare i componenti che ci permettono di costruirla, quindi la cera di nimpea, la striscia di zostera, che sono fondamentalmente le piante di erba che possiamo recuperare all'interno del laghetto, mentre la cera di nimpea si trova proprio sotto le nimpee, e dovremo partire da questo punto in cui sono ora, ovvero l'ultima delle ninfee che sta più vicina alla lanterna del laghetto. Da qui dovremo immergerci e scendere seguendo la linea di queste bolle che risalgono dal fondo. Infatti se continuiamo e cerchiamo di raggiungere il fondo non troveremo semplicemente un fondale fangoso, ma troveremo proprio un'entrata segreta che ci porterà poi anche al laboratorio del laghetto, e qui avremo un T-Rex sommerso. All'interno della sua dentatura affilata, se accendiamo la luce, troviamo la lancia con il pungiglione marcia. Anche questa un'arma di tier 2, quindi molto utile specialmente all'inizio. Vi consiglio proprio di andare ad utilizzare questo tipo di armi per fare i primi laboratori, in modo da rendervi il tutto molto più semplice. Quest'arma, rispetto a quella che abbiamo visto prima di formica rossa, è un'arma che impugneremo con una mano, quindi avrà molto meno danno, ma sarà molto ma molto più veloce. Queste sono le prime due armi che vi consiglio di prendere, perché sono quelle in cui non avremo difficoltà, non incontreremo difficoltà in fatto di nemici,
per poterle andare a recuperare. L'ultima arma che andiamo a vedere la potremo recuperare dopo aver giocato un pochetto, nel senso che dovremo per forza aver sbloccato la ricetta che ci permette di costruire l'esplosalume. Quindi anche qui vi faccio vedere cosa serve per andare a costruirlo, perché qui dovremo sbloccare delle cose un po' più avanzate nelle prime ore di gioco, diciamo, che riusciremo e potremo poi andare a craftarci l'esplosalume. Dovremo aver bisogno della proliferazione fungina che si trova all'incirca nella zona del gas, un uovo di formica rossa che possiamo trovare nel formicaio e il frammento di erba secca che si trova praticamente ovunque. Una volta che avremo la possibilità di craftare queste bombette, dovremo recarci in questo punto della mappa. Se ancora non avete visto il video, andate a vedervelo su come sbloccare l'arma di tier 3 e come funziona, ve l'ho lasciato qui in alto nelle schede. Comunque dovremo recarci in questo punto della mappa che avete visto appena adesso e, vicino a questo cartoncino, costruire un tetto di trifogli che ci permetterà di entrare in questa inseratura all'interno dei mattoni, e come vedete avremo una porta dove ci servirà per forza la bomba per poterla aprire. Una volta che l'avremo aperta, ci potremo infilare all'interno di questo piccolo laboratorio dove troveremo delle risorse molto importanti, ma soprattutto la tenaglia percussiva, che è una delle armi tier 3 che è stata inserita proprio nuova con l'uscita del gioco 1.0. Come vedete, un'arma che ha un buon danno, una buona velocità, uno stordimento basso, ma soprattutto ha una perk unica che si chiama impatto ad area, e non sto a farvela vedere ora, ma guardate poi il video e capirete come funziona. Oltre a quest'arma poi troveremo anche un accessorio in questo punto, il ciondolo di bacche marce, dove andrò poi a farvi vedere anche una build in uno dei prossimi video che riguarda proprio l'utilizzo di questo ciondolo e alcune armi con cui diventerà funzionale, specialmente all'inizio del gioco. Passiamo ora a vedere dove trovare il primo set di armatura di tier 2. Come vedete, sono davanti al formicaio di formiche rosse, il formicaio più semplice che possiamo affrontare, e dovremo semplicemente essere equipaggiati con una torcia e tanto fiato, nel senso che dovremo correre all'impazzata scendendo verso il tunnel che ci porterà proprio all'interno del formicaio per non farci colpire dalle formiche. Vi ricordo che vi attaccheranno solo esclusivamente le formiche soldato, mentre le altre formiche, se non le istigate, non vi faranno nulla. Qui avremo la possibilità di andare a recuperare un set completo di armatura. Dovremo semplicemente scendere giù per il tunnel e, quando saremo arrivati poi in questo punto, ci sarà il primo pezzo nascosto qui sopra. Come vedete, abbiamo un piccolo scheletro e avremo la maschera di ape marcia, quindi il primo pezzo di armatura tier 2 è già nostro. In questa zona incontreremo oltretutto meno formiche rispetto all'inizio, però state attenti soprattutto alla durata della torcia, perché se vi perdete finirete al buio e sarà più difficile uscire. Abbiamo anche recuperato uno scab, e una volta arrivati vicino a questo foro, praticamente sempre proseguendo dritto, avremo anche qui davanti il secondo pezzo, i parastinchi d'ape marcia. Per trovare il terzo invece dovremo proprio cadere all'interno del tunnel del foro, e vicino a questa mentina, oltre ad esserci il chip che riguarda il formicaio, avremo anche l'ultimo pezzo di armatura d'ape marcia. Quindi, come vedete, abbiamo recuperato tutto il set, e per iniziare il gioco devo dire che, se dobbiamo affrontare ad esempio il laboratorio della siepe piuttosto che il laboratorio del laghetto, questi sono ottimi perché ci garantiscono comunque più difesa rispetto a un qualsiasi altro tipo di armatura tier 1, e per iniziare è davvero molto utile. Vi sto raccomandando soprattutto di utilizzarli nei laboratori, perché se poi dobbiamo andare a recuperare le risorse per ripararli diventa tutto più difficile, anche se un metodo per andare a ripararle più semplice del solito c'è, quindi poi andremo a vedere proprio anche quello. Ora passiamo a vedere dove recuperare l'armatura di tier 3. In questo caso dovremo essere comunque un po' più avanzati nel gioco, come vi dicevo prima, riuscire a costruire l'esplosalume, perché anche in questo caso ci servirà per salire nel punto in cui troveremo uno dei due pezzi di armatura tier 3. Questa volta purtroppo non avremo la possibilità di completare tutto il set di armatura, anche se già avere due pezzi che ci riparano di tier 3 è molto utile, e soprattutto all'inizio ci darà un aiuto non indifferente quando dovremo affrontare
eliminare i nemici più ostici. Bene, siamo ora nella parte in cui dobbiamo risalire la vanga. Qui sotto, prima di trovarla in questa posizione già stesa ed appoggiata sul tavolo da picnic, dovremo utilizzare l'esplosalume che dicevo prima per far esplodere la roccia che sta sotto la vanga proprio, e su di essa ci sarà una crepa. Utilizzando poi l'esplosalume riusciremo a farla in mille pezzi e quindi la vanga cadrà e si appoggerà sul tavolo da picnic. Una volta fatto questo, dovremo semplicemente salire fino in cima proprio sul tavolo e dirigerci davanti all'entrata di questo piccolo labirinto. Una volta entrati dovremo poi girare subito a sinistra e sarete sicuramente passati davanti a questa statuetta senza notare che dietro di essa nasconde un piccolo segreto. Troveremo i gambali di porcellino di terra malandati. Quindi non sono i soliti gambali che poi potremo andare a crearci, ma sono dei gambali particolari perché hanno questa dicitura unica. Il prossimo pezzo invece si trova all'interno del sandbox, quindi dovremo passare su questa zipline. Dovremo costruire questa zipline se avete i 12 pezzi che vi servono per andare a collegare le due zipline. Una volta che poi lo avrete fatto, dirigetevi all'interno del sandbox. Il consiglio che vi do è che qui i nemici sono abbastanza difficili da affrontare e soprattutto dovremo far fronte anche allo sfrigolio, che ci rende l'esplorazione abbastanza difficile dato che non abbiamo nessun tipo di attenuante, a meno che non abbiamo già iniziato a sbloccare le mutazioni mangiando per esempio i pezzi di mentina, dove ci andrà a sbloccare la mutazione difesa rinfrescante, che ci permetterà di subire meno sfrigolio quando passeggiamo per il sandbox. Comunque il mio consiglio resta quello di venire ad affrontarlo di notte, dato che lo sfrigolio in quel momento non c'è. Per trovare la corazza di porcellino dovremo andare a sconfiggere una delle formiche leone che stanno affossate dentro questi buchi. Si troverà esattamente in questo punto della mappa, quindi guardatevi attorno e ci sarà il pezzo di Lego in quel punto e l'hot dog o comunque la mela o un'altra delle risorse che possiamo tagliuzzare che riguardano il cibo in quel punto. Quindi costruitevi un arco e anche con le frecce di tier 1 andate a sconfiggere questa formica leone, che non è troppo difficile da sconfiggere nemmeno con le frecce di tier 1, quindi portatevene un bel po' e preparatevi a sbucazzarla più e più volte. Una volta che poi l'avrete sconfitta, scendete, recuperate i suoi pezzi e vi si aprirà questo tunnel. Ora noi lo percorriamo senza problemi, ma fate attenzione perché ci sarà un'altra formica leone ad aspettarvi. Non dovrete far altro che farla uscire da sottoterra e attaccandola sempre con le frecce, andando indietro verso l'uscita. Una volta che sarete arrivati abbastanza in alto, lei tornerà sui suoi passi, quindi scendete nuovamente, attiratela verso di voi e continuate a bucarla con le vostre frecce. L'armatura di porcellino la troveremo appoggiata per terra alla sinistra di questo bivio, come vedete, pettorale di porcellino di terra malandato. Come vi dicevo, purtroppo il terzo pezzo, che è l'elmo, non lo potremo ancora recuperare. Non so se sia un bug o è stato tolto di proposito, ma si trovava nel cestino dei rifiuti in quella zona, ma ci sono stato nella mia lobby di gioco normale e non ho trovato nulla, quindi credo proprio che l'abbiano tolto volutamente. Ora che abbiamo visto quali sono le migliori armi e le migliori armature da recuperare fin da subito nel giardino, parliamo un po' di mutazioni. Le mutazioni sono delle caratteristiche che possiamo sbloccare per il nostro personaggio, che ci daranno un aiuto notevole in combattimento piuttosto che con il recupero per esempio della resistenza o l'aumento della vita, quindi delle caratteristiche per le statistiche del personaggio. E ora andiamo a vedere come sbloccare soprattutto quelle per le armi, perché avremo una sorta di farming autorizzato proprio dal gioco andando a sconfiggere le formiche rosse davanti al loro formicaio. Nel gioco ci saranno tre formicai, noi ci rechiamo di fronte a quello delle formiche rosse perché qui abbiamo un'unica entrata, quindi passeranno tutte da questa zona e sono le più semplici da sconfiggere. Quindi mettetevi davanti al formicaio, equipaggiatevi una delle armi di cui volete sbloccare la mutazione e andate a attaccare tutte le formiche che entrano ed escono dal formicaio. Naturalmente quelle più semplici da sconfiggere sono le formiche operaie, perché con 2, 3, 4 colpi al massimo
potremo abbatterle, e state solo attenti alle formiche rosse soldato, che sono un po' più impegnative. Se vi muovete nel modo giusto riuscirete ad andare a sconfiggerle una dietro l'altra senza troppi problemi e andare a sbloccare le mutazioni riguardanti le armi in un battibaleno. Non solo, c'è una mutazione che riguarda anche proprio le formiche, quindi non solo quelle rosse ma le formiche in generale, visto che avremo sia formiche rosse che formiche nere, che eccola qua, l'ho già sbloccata uccidendone circa una quindicina, che riguarda, stavo dicendo, proprio le formiche rosse, le formiche nere e anche le formiche di fuoco. Quindi andando a sbloccare questo tipo di mutazione faremo molto più danno alle formiche. Quindi per farmare queste mutazioni, per cercare di aumentare questo tipo di mutazioni, andate a equipaggiarvela quando venite in questo punto a combatterle. Un'altra cosa molto importante che vi voglio dire sulle formiche rosse è che quando andremo a sconfiggerle una dietro l'altra, il giorno dopo o comunque poche ore dopo, se entrate nel loro formicaio, ci saranno una moltitudine di uova a disposizione. Solitamente se ne possono trovare, diciamo, 3 o 4, questa addirittura me l'ha portata fuori, ma se andiamo a combatterle, a sconfiggerne molte all'uscita del formicaio, il giorno dopo ne troveremo molte di più al suo interno. Quindi avremo molteplici vantaggi facendolo. E dato che non sono nemici troppo ardui da affrontare, se non che arrivano in una moltitudine, ma avremo l'opportunità comunque in questa zona di andare a scappare anche solo costruendo qualcosa con dei tetti di trifoglio oppure delle pareti, riusciremo a scamparla e a non farci sconfiggere. Altra mutazione che vi consiglio di andare a sbloccare è quella che riguarda arco e frecce, perché potremo farlo semplicemente utilizzando dei nemici ancora più semplici da andare a battere. Quindi se abbiamo bisogno di cibo, cioè di afidi e punteruoli, che sono la nostra fonte principale di nutrimento, andando ad utilizzare arco e frecce, quindi sconfiggendoli con un solo colpo, al massimo due, avremo una semplicità nel catturarli, ma anche il vantaggio di andare a sbloccare la mutazione mira letale molto più velocemente. Altrimenti, se utilizziamo arco e frecce contro nemici più impegnativi, come possono essere le coccinelle o anche altri insetti, impiegheremo molto più tempo nel farlo. Altro consiglio che vi voglio dare che riguarda il combattimento è come utilizzare le combo a disposizione del nostro personaggio. Se andiamo ad attaccare un nemico impegnativo, dobbiamo tener conto del danno che andiamo a fargli. Quindi, facendo alcune prove, si può notare semplicemente dagli attacchi che effettuiamo che la combo da 3 colpi è la migliore arma che abbiamo a disposizione. Se vedete, ora andiamo a colpire con 2 colpi la cimice in questione, 1, 2, con 4 colpi abbiamo tolto una sola barra di vita. Mentre se andiamo ad effettuare una combo da 3 colpi, guardate qua, togliamo ben 1,5 barra all'incirca di vita. Quindi calcolate sempre bene i colpi in base agli attacchi dei vostri avversari e cercate di colpirli sempre con combo da 3, altrimenti dovremo menare più fendenti per riuscire a sconfiggerli. Parlando ora di crafting e di potenziamento di armi e armature, posso dirvi che, per esempio, se abbiamo una delle nostre armi o armature che sono usurate o messe male, invece di andare a ripararle e utilizzare le risorse che abbiamo farmato in giro per il giardino, possiamo fare una cosa molto più semplice e molto più utile, soprattutto perché andremo a potenziare l'arma, cioè recarci alla stazione di forgiatura e andare a potenziare proprio l'arma, perché una volta che lo abbiamo fatto, come vedete, oltre ad aggiungere un livello e quindi rendere l'arma più forte, andremo anche a ripristinare tutta la barra di utilizzo rendendola come nuova, quindi non andando a sprecare risorse che magari potrebbero servirci, specialmente all'inizio del gioco, per andare a costruire altre armi, materiali oppure armature. Un'altra cosa molto importante da tenere in conto è che nel menu di costruzione del banco da lavoro abbiamo alcuni oggetti di base, come possono essere la corda grezza, dove avremo bisogno di 3 pezzi di fibra vegetale per andare a costruirne un pezzo. Ma se noi andiamo ad utilizzare uno degli arcolai per costruire un pezzo di corda grezza, come
vedete, avremo bisogno solo di una fibra vegetale, quindi molto ma molto più redditizio andare a costruire con gli strumenti che abbiamo a disposizione le cose giuste. In questo caso vediamo la corda grezza, ma posso farvi anche un altro esempio. Nella rastrelliera, oltre a appendere i cibi, possiamo appenderci anche i pezzi di bacca piuttosto che le pelli di crisalide. Questo conviene moltissimo perché anche qui il rapporto diventa 1-1. Se invece dovessimo andare a costruirli con il banco da lavoro, andiamo un po' a vedere, il cuoio di bacca, come per la corda grezza, ci richiederà ben 3 pezzi, quindi molto ma molto più redditizio anche in questo caso andare a costruirlo. Oltretutto il cuoio di crisalide, che è una delle risorse che si trovano nel giardino in alto, richiederà ben 5 pezzi di pelle di crisalide per riuscire a craftarne solo uno. Quindi costruitevi un po' di rastrellieri per la carne, perché saranno veramente utili quando ci dovrete appendere queste 2 risorse. Parlando poi di risorse, ho fatto un video giusto ieri che ho pubblicato sul mio canale dove vedere come sbloccare l'esaminatore di risorse. Si tratta di questo macchinario che ci permetterà di andare ad analizzare tutte le risorse che abbiamo scoperto all'interno del giardino tramite un radar che si attiverà da ognuna delle stazioni da campo che abbiamo scoperto. Quindi se stiamo cercando, per esempio come in questo caso, l'argilla e non sappiamo se possiamo trovarla in una determinata zona o la stiamo cercando nella zona vicino alla nostra base, potremo semplicemente attivare l'esaminatore e scoprire dove si trova l'argilla. Quindi vi ricordo di andare nelle stazioni da campo, utilizzare l'analizzatore di risorse. Non è importante che analizziate qualcosa, ma la cosa importante è che andiate ad interagire con esso per sbloccare la stazione da campo e rendere attiva la parabola che si trova sul tetto. Ultimo consiglio che mi sento di darvi è quello dello spawn. Cosa che il gioco vi consiglia proprio all'inizio è quella di costruirvi un rifugio e di impostare un punto di rigenerazione. Ma questo non diventa molto utile quando poi andiamo a perdere uno zaino. Quindi siamo in esplorazione, stiamo cercando le risorse, stiamo combattendo contro un ragno o dei nemici un po' più difficili da affrontare all'inizio. Il mio consiglio è quello di non impostare nessun tipo di punto di rigenerazione, a patto che abbiate scoperto una stazione da campo nella zona in cui volete andare a combattere. Questo perché? Perché se imposterete il punto di rigenerazione, come ben sapete, vi riporterà esattamente lì. Mentre se non lo andate ad impostare, potrete continuare il combattimento perché sarete fatti spawnare alla stazione da campo più vicina al punto in cui potrete recuperare il vostro zaino. Quindi siete in un combattimento impegnativo, magari avete tolto il 70% della vita al vostro nemico o il 60%, potrete andare a riprendere il combattimento con lo zaino lì vicino, ma soprattutto non dover ripetere tutto da capo il combattimento che stavate affrontando. Quindi ragazzi, come al solito, io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di lasciare un bel mi piace se il video vi è stato utile. Vi invito inoltre nel mio server Discord, nel server Discord della community, per andare a costruire la cittadina più grande all'interno del giardino tutti insieme. Quindi avremo una lobby condivisa tra di noi per andare a creare qualcosa di unico, qualcosa di gigantesco all'interno del giardino. Io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!